Anche quest'anno Gorizia è stata la regina del Friuli Venezia Giulia, con gusti di frontiera, manifestazione tenutasi dal 25 al 28 settembre. L'apertura ufficiale della 11ª edizione è stata giovedì 25 alle ore 18:30. Il brindisi inaugurale si è tenuto in piazza Sant'Antonio. È mutata la formula della kermesse, che proporrà ancora una volta il collaudatissimo meccanismo dei borghi, tematizzati secondo le aree di provenienza. Popoli da tutto il mondo hanno riempito i 330 stand, per lo più enogastronomici. Le Wiener Schnitzel e lo stinco tedesco, i migliori formaggi dolci ungheresi, il fish and chips della Gran Bretagna, le buonissime carni del Sud America. Il tutto accompagnato dal meglio della produzione vitivinicola e birraia del globo. Quest'anno è stato registrato un vero e proprio boom di richieste di adesione, tanto che i chioschi e stand saranno più numerosi del passato. Un incremento che il Comune ha reso necessario, un allargamento della superficie della kermesse, estendendo così la mappa dell'area festeggiamento. In via Cadorna, nei nuovi borghi del Baltico ai Carpazi, con le specialità provenienti dall'est Europa e il borgo Americhe, animate in particolare dal stand brasiliano. Confermatissimi i borghi storici di gusti di frontiera, in piazza Battisti, borgo Austria, mentre i vicini giardini pubblici è il regno delle specialità della Francia. La Gran Bretagna, che ha colonizzato piazza Sant'Antonio con il tipico bus londinese a due piani. Immancabile poi il borgo dell'Alto Adriatico, dedicato ai pescati rigorosamente dei nostri mari. Spazio alle specialità tipiche delle 20 regioni italiane, ovviamente con un occhio di riguardo per le delizie del Friuli Venezia Giulia e della carne. C'è chi ha scelto come scenografia gusti di frontiera per immortalare il giorno più bello.